quello che mi interessa oggi del bancottico è un po' la filosofia che sta dietro al suo utilizzo. Credo che al di là di utilizzarlo oggi per fare delle foto, forse un mezzo che potrebbe essere un po' anacronistico, quello che ritengo molto importante è quello che ti può insegnare in termini di progetto, in termini di ingaggio con la fotografia, perché naturalmente con il bancottico niente può essere lasciato al caso, cioè il bancottico ti costringe a fare delle scelte, giuste o sbagliate, poi le devi perseguire, non puoi cambiare idea spesso, devi avere, come dire, un obiettivo e man mano andare su quella strada. E sicuramente oggi, diciamo, come contraltare alla fotografia digitale, dove invece tutto è un flusso controllabile continuamente, può darti un, diciamo, una fondamenta solida al tuo lavoro di fotografo, al nostro lavoro di fotografi. Lavorare con il bancottico, ovviamente analogico, è lavorare, è come, diciamo, il non so, quello che cammina sul filo senza rete, quindi non hai salvezza, quello che fai lo fai in quel momento e necessita una concentrazione enorme perché perdona meno, ovviamente, mentre invece la tecnologia digitale è quella che perdona di più in assoluto, no? Diciamo che addirittura ormai, come dire, la fotografia assomiglia più a un raccogliere dei dati che verranno poi sistemati e messi a posto successivamente. Invece il bancottico è esattamente il contrario, cioè i dati che raccogli sono gli unici che avrai e quindi ti costringe a fare delle scelte molto più precise e a perseguirle fino in fondo, mentre invece con il digitale sei più libero di continuamente verificare quello che stai facendo e quindi è un percorso diverso. Non sto dicendo che il banco sia meglio del digitale, dico solo che la tecnologia digitale oggi, senza la consapevolezza fotografica che ti dà il banco, rischia di avere poca sostanza. Ho iniziato ad utilizzare il bancottico a scuola e devo dire non mi piaceva perché la vedevo, sembrava a me, 15enne, la macchina del nonno tirata fuori dalla soffitta. E in effetti, e poi l'abbiamo usata molto quando facevo l'assistente, però la usavamo per delle cose molto relegate a degli aspetti tecnici, cioè il fatto di still life o insomma delle fotografie statiche. Poi lavorando invece, cominciando a lavorare nei ritratti negli anni, a metà degli anni 80, ho cominciato ad utilizzarlo al di fuori del lavoro di studio, in questo seguendo l'esempio di fotografi americani che mi ispiravano molto all'epoca. E naturalmente e lì pian piano ho incominciato a anche utilizzarlo a livelli quasi estremi, diciamo, per fare fotografie quasi di reportage. E quindi secondo me il banco è veramente, stranamente, una delle macchine più versatili che ci siano. Con il banco puoi fare molto bene tantissime cose, più credo di ogni altra macchina.